Questa sono, ci tenevo a venire perché è una giornata molto bella questa. A parte il fatto che sono spaventato da come questi 6 anni sono passati in un attimo. Comunque, 6 anni fa, con l'allora Presidente Bozzani, con Guido, si è deciso di dare vita a questa iniziativa che è veramente un fiore all'occhiello per il Palazzo della Fondazione. Io soltanto questo volevo dire, niente di più. Siamo veramente molto molto felici di ospitare questa iniziativa e vi diamo tutti gli auguri possibili, immaginabili, a voi tutti, perché la cosa possa proseguire anche molto dopo di noi. Una cosa estremamente consolatoria per me e per la città,
associative, per l'intelligenza di vicinanza ai parenti, per l'apertura a tutta la città con queste iniziative culturali che sono poi servono ai parenti, servono a noi che non siamo ancora coinvolti, perché comunque la crescita culturale è una crescita interiore e terapeutica. Quindi siamo qua a cercare tre caffè in tre momenti. Vedremo la dottoressa Paola Barbieri, pediatra, che ha avuto lunghi anni di esperienza con la malattia, che si parlerà per prima, e a seguire Guido Rodriguez, voi lo conoscete tutti come l'anima di questa associazione, ma anche della sua la vita da neurofisio attore. Sì. E poi concluderemo con il racconto dei laboratori, che è un po' la satura, no? Satura vitale di questa associazione, e saranno portati gli stessi a parlare. Grazie. Buonasera a tutti, è sempre un piacere e ogni volta anche un po' un'emozione tornare in mezzo a facce note, a visicari che raccontano di una storia, di tante storie che conosciamo. Grazie a Guido per questo invito, per avermi voluto ancora accanto. Io ho giurato che sarei stata un po' più presente adesso che mi sono liberata degli impegni lavorativi, sono felicemente in pensione e quindi potrò essere un pochettino più libera anche per continuare a fare ciò che veramente mi piace nella vita. Il medico di poi, in sostanza. Guido, non lo ringrazio tanto per il tema che mi ha affidato, che mi ha messo un pochettino in difficoltà. Mi ha detto, ma 10 minuti, un quarto d'ora parli della demenza, delle demenze, racconti quello che sono e come tu l'hai affrontato. Va bene, sarò estremamente sintetica e ce la metterò tutta per farmi capire. Dicevo, sono un medico geriatra, quindi un medico che per formazione, ma anche per esperienza, per cultura, ha sempre avuto a che fare, ha sempre camminato, diciamo così, sul terreno minato della cronicità. Cioè noi abbiamo imparato a curare senza poter guarire. Questo è stato, come dire, un insegnamento che ci è venuto dalle malattie croniche, che sono la stragrande maggioranza delle malattie degli anziani. Quindi curare senza poter guarire, ma un conto è curare un'ipertensione, ovviamente, cioè mettere in atto delle terapie farmacologiche che tengano quella determinata alterazione, una determinata malattia sotto controllo, in modo tale che quasi non c'è, quasi non fa danni o ne fa il meno possibile, è un conto è avere a che fare con una malattia come il gruppo delle demenze, diciamo così, che sono sì malattie croniche, cioè per le quali non se ne esce, non c'è guarigione, ma hanno anche una caratteristica, quella di essere comunque ingravescenti, cioè qualunque cosa noi oggi possiamo fare, queste malattie vanno avanti. Purtroppo non riusciamo a fermarle, ci mancano i farmaci che riescano in qualche modo a modificare l'andamento di queste malattie. E quando parliamo di demenza, non parliamo in realtà di una malattia, su questo Guido è estremamente chiaro, ogni volta ce lo ripete fino alla nausea. Sono un insieme di sintomi delle demenze, sono una sindrome che è caratterizzata principalmente dalla perdita delle facoltà cognitive superiori. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno che ha
una demenza attraverso, perderà gradualmente nel tempo e in modo irreversibile, cioè non si può tornare indietro, non si può recuperare, le facoltà cognitive superiori, quindi come la memoria, il linguaggio, la capacità di orientarsi, di risolvere problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma intendiamoci bene, questa situazione può essere dovuta a malattie diverse tra di loro. La più comune, la più nota, perché è la più comune, quindi la più studiata, è la malattia di Alzheimer. Una malattia che quando comincia a dare segno di sé, con qualche piccola amnesia, con qualche difficoltà di orientamento nel tempo, eccetera, in realtà sta già lavorando in quel cervello da almeno una ventina d'anni. Cioè, si tratta di malattie neurodegenerative, cioè che portano alla morte neurologica, con un meccanismo lentissimo di tossicità, di accumulo di sostanze tossiche all'interno del cervello, in modo tale che pian pianino i contatti tra le cellule, la loro capacità di colloquiare e infine le cellule stesse muoiono, ci mettono un sacco di anni. Questo lo dico perché proprio su questo spazio temporale che precede l'esordio dei sintomi, ma dove c'è già la malattia, su questo spazio temporale si stanno appuntando le ricerche per trovare un rimedio a questa situazione, per cercare di bloccare, perché quando arrivano i sintomi siamo già un po' troppo avanti nel percorso e tornare indietro, cioè spazzare via da questa spazzatura che si è accumulata, anche se qualche farmaco ci sta provando a farlo, togliere per esempio gli accumuli di metamelone, scarsissimi successi, anche insuccessi, grandi effetti collaterali tossici, bene, non è così semplice. Diciamo che è meglio sporcare la testa, il pavimento, per non dover intervenire con un'impresa di pulizia che al momento non abbiamo a disposizione. Bene, quindi ci troviamo, questo è il quadro che abbiamo davanti. È un quadro che ha una cronicità, dicevamo prima, ma anche una complessità, altro termine molto familiare, angelica. Questa cronicità si estrinseca poi clinicamente dal punto di vista pratico di una storia. Tutte le malattie croniche hanno la storia del paziente che ne ha colpito. La malattia di Alzheimer che si complica la demenza, o comunque le demenze, hanno la storia del paziente che ne è colpito biologicamente, ma accanto hanno anche la storia della persona che sta accanto al paziente, è per vivere. Quindi nel caso delle demenze le storie da raccontare sono almeno due. E le persone da prendere in considerazione in un'ipotesi di aiuto per farle stare meglio, mettiamola così, questa è la cura, sono due. Poi, seguendo un po' il suggerimento di Guido, ce ne metterei una terza di storia, che è quella del medico che cura queste persone. Un medico che impara strada facendo, che invecchia strada facendo, che fa degli errori, che fa anche delle cose buone. Allora oggi siamo qui per i malati, siamo qui per i caregiver, siamo qui anche per i medici, poveri medici, che ce la mettono tutta a curare senza poter guarire. Dunque dicevo, qual è oggi il panorama in cui ci troviamo noi medici? Ci troviamo di fronte ad una impotenza farmacologica pazzesca. Vi dicevo che c'è una storia in queste malattie. Per semplicità possiamo suddividere questa storia, molto simile in ciascuno, anche se presenta poi delle diversità, in tre grossi capitoli. Una parte iniziale, una parte intermedia, una parte avanzata terminale. In tutto la durata della malattia è variabile, può essere tra gli 8 e i 15 anni. C'è una grossa variabilità interindividuale
E questo dipende dall'età, dal sesso, dalla genetica, dalle malattie intercorrenti, dall'ambiente, da tantissime cose che forse neppure adesso conosciamo. Sappiamo però che quando c'è l'esordio della malattia è già avvenuto il grosso del danno, e che il grosso del danno oggi sappiamo quando c'è, si può cercare di, come dire, rallentare nel suo esordio, rinforzando il cervello, quei neuroni che sono colpiti. Cioè, più uno ha sinapsi e neuroni funzionanti, e più resistenza ha all'aggressione di queste patologie. Quindi oggi dobbiamo parlare anche un po' di prevenzione, e questo è un argomento difficile perché non abbiamo grossissime certezze, ma cominciamo a intravedere qualche spunto interessante negli stili di vita, per esempio, nelle malattie vascolari o che comunque incidono sul vascolare. Detto questo, vi dicevo, le tre fasi. Cosa possiamo fare fase per fase? Cosa può fare un medico? Cosa fa? Cosa ho fatto? Cosa faccio? Allora, all'inizio abbiamo i primi esordi, le prime dimenticanze. Succede che uno va dal medico, che il medico fa diagnosi e dà una terapia, un foglietto con su scritto qualcosa, per esempio dolenze, e l'appuntamento a 3 mesi, a 6 mesi. Bene, siamo sicuri che così non si risolve nulla, non si dà il minimo aiuto. Allora, vi racconto come l'abbiamo intesa noi questa prima fase. La diagnosi è la fase della diagnosi. Primo, la diagnosi è un diritto. Non esiste che uno, perché tanto è vecchio, non si fanno neppure gli esami, non gli si dice neanche che cosa potrebbe avere, anche perché potrebbe avere qualcosa di morale, che sembra una demenza leggera. Non esiste che un medico da solo si metta lì e faccia diagnosi. Il medico deve essere collegato con tutti quegli altri colleghi, altri strumenti che sono in grado di fornire tutto ciò che serve oggi per fare una diagnosi, perché il paziente ha un diritto ad avere sempre il meglio. Questo deve essere chiaro. E poi, non è il momento adesso, ma c'è il momento della comunicazione della diagnosi, il che significa mettere in gioco non solo il paziente, che facilmente lo può dimenticare quello che sto per dire, ma anche chi lo accompagna, che apprende anche del suo destino futuro così, e al quale devo insegnare come si fa, come si gestisce la cosa. Riprenderò dopo tra poco questo concetto. Seconda fase, anche qui durata variabile, 5, 3, 5 anni, 6, 7. È la fase dell'aggravamento, la fase della progressiva perdita, non solo di aggravamento delle funzioni, della perdita delle funzioni intellettive, ma anche della perdita della capacità di parlare se stessi, di gestire dalle situazioni più complesse alle più semplici. Ed è la fase in cui quasi invariabilmente ci troviamo di fronte ai disturbi del comportamento e ai disturbi dell'umore. Agitazione, aggressività, alterazioni del comportamento alimentare, del ritmo sonnoveglia, sono tutte situazioni che hanno un'origine nel paziente, in quello che sta vivendo, che noi spesso non riusciamo a vedere. La prima risposta farmacologica a questo tipo di disturbi è appunto un farmaco più o meno sedativo, più o meno ipnotico, più o meno antipsicotico. Sono farmaci pesanti, gravati da effetti collaterali, e non è detto che risolvano, anzi delle volte non risolvono proprio un bel niente. Abbiamo imparato, io ho imparato e cerco di trasmettere, che quando un paziente perde la sua cognitività e ha un disagio, cerca modi alternativi per trasmettere il disagio.
ricordo sempre persone che si sono lamentate perché il loro familiare, per esempio, diventava aggressivo prima di pranzo, prima di cena. Molto frequente questo. Potrebbe essere che questo paziente ha un problema a livello gastrico, ma mica lo sa dire che ha un bruciore, un dolore, un languore. Mica lo sa dire che ha voglia di mangiare, diventa semplicemente irritabile e agitato. E se invece di andare a capire se ha una gastrite, faccio per dire, o un'ipoglicemia sintomatica, gli do un sedativo, il sedativo non funziona, me lo rimbambisce un pochettino e non risolve il problema che si aggrava. Ecco, vi ho fatto solo pochi esempi perché non ho tanto tempo da spendere su queste cose, ma l'ultima parte, terza tappa, la tappa dell'aggravamento. Vi dicevo che la malattia è complessa. Complessa perché non prende soltanto il cervello, ma si estende anche alle emozioni, ai sentimenti, alle relazioni. E si estende anche, alla fine, al corpo, al soma. Quindi abbiamo difficoltà per tenere le urine, difficoltà di movimento, difficoltà a camminare, difficoltà per stare seduto, per tenere sul collo, difficoltà di inghiottire. Questa fase ultima, ultimissima, non più c'è. Però c'è chi arriva fino lì. Quindi la demenza è una malattia che si porta via pezzo a pezzo tutto. La cognitività, la relazione, l'affettività e il corpo. Allora, come ho vissuto, come vivo io questa tragedia? Senza mezzi, ve l'ho detto, non abbiamo mezzi farmacologici. Io credo che c'è una parola che caratterizza quello che sto cercando, che ho sempre cercato di fare, che la parola è conoscenza. Nei due sensi, conoscenza per me, che devo imparare costantemente, e quindi non ho fatto altro furbescamente che aggregarmi a chi più di me ne sapeva. Quindi, per fortuna, Vito Rodrigo mi ha accettato nel suo gruppo e ho continuato a collaborare con lui e con i suoi collaboratori come tramite con un mondo di scienza, di neurofisiologia, di neurologia, che mi poteva dare informazioni importanti e aggiornamenti costanti. E naturalmente non lesinava un confronto, ecco, il medico da solo, mio solo amico, non esiste. Non fidatevi di chi fa tutto da solo. Ci deve essere sempre un confronto con altri. Un confronto con chi ne sa più o meno di me, non importa, ma parliamo di questo, della diagnosi, della terapia, dei risultati, di quella di conoscenza. Ecco, per me questo è stato il primo aspetto. Ma conoscenza l'ho tradotta anche nell'altro senso, nel senso di insegnare. Nel senso che ho capito che davanti a una tragedia di questo tipo, il familiare che non sa che pesci prendere, se non gli si spiega il perché di certi meccanismi, di certi comportamenti, farà un errore dietro l'altro e sarà sempre più disperato. Ecco allora che abbiamo inventato i corsi per capire. Abbiamo iniziato con Guido molti anni fa all'università e ho continuato in defessa a farli ovunque mi trovavo, facevo un corso. Uno, mille corsi. Li abbiamo chiamati corso base, rapido, in due puntate, diciamo così, in cui spieghiamo i meccanismi di malattia e i meccanismi che sottendono i disturbi del comportamento, per far sì che la gente possa veramente essere consapevole e agire di conseguenza. Abbiamo avuto dei risultati eccezionali, come diminuzione di necessità di usare farmaci antipsicotici, tranquillizzanti, eccetera. E una maggior collaborazione tra il livello di ambulatorio con queste persone, cioè si instaurava un terreno comune di intesa. Credo di aver sforato i suoi 15 minuti, sono ben riflettati. Questo volevo dire, è un impegno
che è prima di tutto un impegno culturale, nel senso più vero, pieno della parola, e che risponde ad un bisogno mio, che è quello di curare. E curare vuol dire, con un vecchio slogan un po' sessantottesco, ma sempre molto, molto vero, molto profondamente vero, curare è davvero prendersi cura. Ma continueremo a leggere. Io ho difficoltà anche oggi, è un giorno molto particolare, perché ieri notte se n'è andato un mio bruciato in silenzio e quindi è un giorno difficile. E perché cominciare un nuovo anno significa armarsi, significa diventare forti, e perché ho un altro dolore in effetti, perché sentendo parlare Paola Berghieri si riesce a capire fin in fondo che cos'è la medicina, che cosa significa essere medici. Essere medici non significa essere speculatori sulle malattie della gente. E invece il nostro paese ha troppi speculatori, e ha troppi speculatori su queste malattie che non lasciano nessuna speranza, e molti ci si affacciano e dicono: vieni da me che avrai la speranza di. Paola ci ha detto con parole molto semplici, molto chiare, che dobbiamo accettare una realtà e che noi come medici dobbiamo lavorare per questo. Noi iniziamo l'anno e dobbiamo ringraziare sicuramente le istituzioni, abbiamo fatto con la consigliera, dobbiamo ringraziare Luca Pizzardi, che con la passata ci stanno consentendo da anni circa, e il prossimo sarà il sesto che andrà avanti. E poi dobbiamo ringraziare, qui in sala ce ne sono veramente tanti, li devo ringraziare un po'. I 50 e più volontari sono persone eccezionali, senza di loro non potremmo assolutamente andare da nessuna parte. E chiaramente devo ringraziare anche tutti i relatori, quelli che ci permettono di fare il lavoro. E poi voi altri, penso che non siate tutti soci del Campus, penso che lo diventerete tutti sicuramente. In ogni caso, l'anno scorso i soci erano circa 800. E queste persone hanno dato circa 9.000 ore di presenza di lavoratori in un anno. 9.000 ore. E se c'è una cosa che credo si possa chiamare Paola ricompensa, che dimostra sempre questa è la ricompensa. L'anno scorso ci siamo chiesti però chi eravamo, cioè chi erano i soci. Abbiamo lanciato un questionario, abbiamo avuto più di 200 risposte al questionario, abbiamo capito alcune cose. Abbiamo capito che a tutti gli effetti noi siamo una comunità centrolevante. In effetti circa il 70% di noi viene dal centrolevante. Tu parla di Levante levantissime, Deida, per arrivare da voi per il 33 è anche una comunità di anziani. Circa il 70% ha più di 70 anni. Quindi forza e coraggio, andiamo avanti. E qual è la caratteristica principale che viene fuori da queste chiese? E che la richiesta delle persone che ci frequentano, che frequentano il caffè, è la richiesta di relazioni. Come se le relazioni che la società offre oggi non siano sufficienti. Allora dobbiamo andare a costruirci, dobbiamo andare a trovare noi stessi un posto dove queste relazioni diventino uno strumento possente. E infatti la maggioranza dei soci ritiene che il 90% ritiene che volendo si possano affrontare le avversità per rendere piacevole la vecchiaia. Ecco, stando insieme
è lavorando in una comunità, io credo che noi riusciamo a fare un'operazione di questo genere. Tutti consiglierebbero di venire a fare caffè ad un amico, ed è per questo che io penso che molti di voi verranno e ci frequenterà. E per quale ragione poi in effetti una cosa di questo genere? Ritengo che questo sia perché probabilmente la proposta che noi abbiamo fatto è una proposta che cerca di praticare l'inclusione, che cerca di dare un posto dove ricreare una comunità e dove ricreare una maniera di progettare la propria giornata e il proprio futuro. Quindi una maniera nuova per ricostruirsi. Però questa comunità, che so c'è tecnologicamente avanzata, perché il 70% usa internet e abbiamo una frequenza incredibile nei laboratori dove si insegna ad usare lo smartphone. Chi non lo sa fare, io lo insegniamo. Il Crecafè viene vissuta come un'iniziativa unica del panorama della nostra città e ritengo una cosa fondamentale che l'elemento importante è quello della professionalità dei conduttori, dei volontari. Ecco, io su questo voglio fermarmi per dire due o tre parole. Questi volontari, noi altri poi, tutti quanti noi, perché io vi assicuro che molti dei soci sono poi diventati volontari, dopo un pochino incominciano a fare qualcosa per gli altri. Sono persone genericamente anziane, perché circa il 50% hanno un'età compresa tra i 60 e i 75 anni, quindi è una cosa abbastanza importante. Sono quasi sempre pensionati, ci sono anche quelli che lavorano ancora, e il progetto che hanno è un progetto che li identifica, perché attraverso la frequentazione, attraverso il laboratorio, attraverso quello che loro danno, io credo costruiscono anche una loro maniera di mantenere attivo il proprio cognitivismo. Il Crecafè poi in effetti che cosa vuole fare attraverso il lavoro di questi volontari? Vuole fare essenzialmente due cose. Una è quella che diceva Paolo. Cosa manca? E cosa manca poi in effetti al Crecafè che non è riuscito a realizzare? Perché per esempio per le istituzioni noi siamo abbastanza trasparenti, non è che esistiamo. Noi ogni tanto compariamo da parte a parte. Noi che cosa abbiamo pensato di fare? Noi effettivamente abbiamo pensato di sdrammatizzare, di togliere alla demenza, alle malattie che portano alla sindrome della demenza, quel velo drammatico di paura e di vergogna, perché dobbiamo dircelo con chiarezza. Nei confronti di queste malattie noi siamo come 30 anni fa eravamo nei confronti del TAR, quando si aveva paura a parlarne, quando ci si vergognava, quando si pensava che un malato di cancro era un tumore. Ecco, noi siamo così in questo momento nei confronti della malattia. Non siamo ancora culturalmente pronti ad affrontare questo discorso. Allora come si fa ad affrontare questo discorso? Si fa cercando di dire le cose per come stanno. E Paola ci ha detto chiaramente, di dire che noi oggi non siamo in grado di affrontare questa malattia. Non c'è nulla da fare. Dobbiamo convivere. E Paola ci ha detto che il nostro compito anche con i medici è quello di persone che accompagnano. Che accompagnano nel vero senso della parola, accompagnano dicendo che cosa si deve dire, dicendo che cosa è una luce e dicendo che cosa si deve fare. E questo è, diciamo, il primo nostro compito. E quindi di qui il laboratorio. Finalmente Paola sarà con noi, finalmente Paola sarà con me nei laboratori che tratteranno questi problemi e insieme cercheremo di chiarire questi aspetti e di andare avanti. Ecco, quello che noi vorremmo è che questo diventasse però un patrimonio della nostra città. E perché questo? Perché il nostro secondo
problema centrale è quello che Paola vi aveva accennato. Io non lo chiamerei prevenzione perché non possiamo parlare di prevenzione, perché noi non possiamo prevenire nulla, ma quello che noi pensiamo è di offrire una possibilità di mantenere attivo il cognitivismo e di spostare in avanti, se mai fosse possibile, l'origine dei sintomi della demenza delle persone che ancora non ce l'hanno, credo di averlo. A cominciare da me, che di sintomi ce ne ho tantissimi, e ogni sera quando mi addormento faccio finta di essere ancora normale. Come si fa? Come si fa a fare tutto questo? Cioè, è mai possibile che il mio cervello riesca a funzionare ancora, a caricarsi, a costruire le sinapsi di cui ci parlava Paola, diciamo così, con la sua capacità plastica, a continuare a funzionare normalmente? È possibile, è sicuramente possibile. Ci sono moltissime dimostrazioni scientifiche che questo è possibile. Ecco perché noi, tanti anni fa, facemmo questa proposta a Palazzo Ducale e alle istituzioni, al Comune di Genova, dicendo: c'è questa possibilità, vogliamo farlo insieme? E loro dissero: facciamo così. Come ci si riesce? Attraverso due grandi canali. Il primo è il movimento. Noi non possiamo fermarci. Noi non possiamo fermarci perché il movimento, cioè muovere i nostri muscoli, vedete che io non sono mai fermato, perché sono un pochino, c'è l'adrenalina che scorre le voci, sono un pochino intenso. Noi non possiamo mai fermarci perché? Perché quando ci fermiamo moriamo. Questa è la realtà. Perché? Perché il movimento produce delle sostanze, ora non sto a entrare dentro, produce delle sostanze che riescono ad arrivare al cervello e dare vita alle cellule del cervello. Questo è l'essenza. Allora, perciò mi potrebbe dire sì, movimento, sì, io mi muovo tutti i giorni, sì e no. Non mi sono sempre convinto per una semplice ragione, perché il movimento deve essere un movimento che richiede uno sforzo. Non ci regala niente nessuno. E se noi non ci sforziamo, se non sforziamo un pochino i nostri muscoli, se non ci sforziamo ad essere in qualcosa, noi non facciamo quell'operazione che dobbiamo fare. Tre passeggiate, tre volte alla settimana, che durino almeno 33 minuti e che siano ognuna di 3 km sono la regola del 3 e sono quello che io vi posso consigliare, oltre naturalmente a venire al 33 a fare tutti i laboratori della mobilità, vengo lì davanti che ci insegna a parlare, anche se io non ho mai parlato, perché essendo maschio ho vergogna, dice lei, perché noi maschi siamo animali strani, animali che, a differenza delle femmine, non riescono ad essere molto liberi a liberarsi del proprio genere. E questa è la prima. La seconda area di intervento è quella di mantenere attivo il cognitivo, cioè di permettere al cervello di continuare a lavorare. Come si fa a fare una cosa di questo genere? Perché una proposta del genere? Ma perché Genova è la palestra più incredibile che abbiamo a disposizione. Pensate che gli anziani a Genova sono il 28% rispetto al 22%. Pensate che a Genova, e io posso sbagliare, grazie per l'istante, perché non ricordo molti numeri, sono 200.000 le persone con più di 65 anni. Sono 30.000 le persone con più di 85 anni. Ora vi dico epidemiologicamente un dato. Sopra gli 85 anni una persona su due ha i segni della demenza.
avete capito quanti malati ci sono a Genova e quanti malati le istituzioni non riescono a scoprire? Avete capito che palese, che cosa è importante è costruire la maniera di venire incontro a tutte queste persone che forse ancora non lo sanno. Che cosa c'è dietro a tutto questo aspetto cognitivo? Quello della riserva cognitiva. Questa teoria della riserva cognitiva è quello che ci doveva occupare. Io metto dentro nel mio cervello, metto dentro, e lui ampia le connessioni. E visto, come diceva Paola, che queste malattie non sono altro che dei detriti che si sommano dentro il nostro cervello e che rompono queste connessioni, ovviamente se ho un'infinità di miliardi di connessioni, invece che pochi miliardi di connessioni, se ho un'infinità di miliardi di connessioni, resisto molto di più a questa spazio. Posso andare avanti negli anni, non che non ho la malattia, ma ho la fortuna di morire prima che i sintomi mi acchiappino. Questo è, in effetti, il senso del nostro lavorare. Beh, non vi dovete meravigliare, perché come diceva Cocò, tutti voi dovete morire, non c'è troppo da dire. Però la nostra speranza è questa, di arrivarci così, di arrivarci in piedi, di arrivarci contenti, di arrivarci con noi. E quindi noi dobbiamo fare una riserva cognitiva importante. Come fare questa riserva cognitiva? Facendo attività. Per esempio, dico una solidarietà, ma molti di noi hanno adottato un criterio da riserva cognitiva che purtroppo nelle scuole non è più adottato. A noi costringe, io sono stato costretto a imparare a memoria delle poesie. I rifusi come mobile, non si fa più, sbagliato. Imparare a memoria, ripetere. Camminare per la città con un libretto e dire dove sono stato oggi, che cosa ho fatto, che cosa ho visto. Poi il giorno dopo andare a rileggere, cosa ho fatto, che cosa ho visto. Andare in bar. Dice sempre andare in bacca, scherzo, andare in bacca, ripetersi le manovre, segnarsi a mente tutte le cose che devo fare, come tutti quanti gli altri lavori che devono fare. Ed entrare dentro il cognitivismo dei nostri lavoratori è quello che noi facciamo con modalità creative, con il colore, con la scrittura, con quello che volete. Bene, ma questo deve richiedere uno sforzo, deve richiedere un impegno. Senza uno sforzo il nostro gioco non va da nessuno. Ecco quello che noi facciamo. E quest'anno però c'è un fatto nuovo, c'è un fatto drammatico, c'è un fatto che ci ha convinto a fare un pochino più in sordina questo evento. Perché la nostra città è stata martorizzata, c'è crollato davanti un pezzo di mondo, c'è crollato un ponte che non si sarebbe mai potuto immaginare che potesse venire giù, un ponte che per 60 anni si è prestato sopra le mie case, dentro le quali c'erano persone, una situazione che ha comportato tantissimi morti, ma che avrebbe potuto essere una catastrofe incredibile se avessero ceduto i piloti, se fossero. Io non oso neanche pensare che cosa sarebbe successo, potuto succedere quel giorno. Una catastrofe che ha spaccato Genova, la comunità. Beh, abbiamo bisogno di un salto qualitativo nell'attività del volontariato. Io non ne sono assolutamente convinto. Allora, dobbiamo andarci. Per partire. Dobbiamo fare qualcosa e noi siamo disponibilissimi. E lo andremo a dire alle istituzioni municipali, alle istituzioni comunali, a chiunque possa sentire, possa darci ascolto, che siamo disponibilissimi a sentire quali possono essere le richieste delle persone che in questo momento si trovano di là di quel fronte bannato. Ecco, perché questo? Perché noi siamo riusciti in parte, pochissimo, a rompere l'isolamento.
isolamento e noi siamo convinti che queste persone stanno vivendo un isolamento che non avevano mai vissuto e che qualcuno deve aiutare a superare. Vi ringrazio tutti e buon lavoro. Io non posso dirvi che il cervello del musicista è il migliore, quello di mio amico psichiatra che guarda, vorrei dire che il cervello del psichiatra è diverso da quello di un normale, e questo è ovvio, no? Loro ci guardano e noi siamo dietro. Però non possiamo dire che è migliore, però vi posso dire una cosa, il cervello del musicista sicuramente ha molti, molti più collegamenti tra le parti anteriori, le parti centrali e le parti posteriori del cervello, e cervelli in non musicisti. Ecco perché la danza diventa un momento fondamentale. Pensate, è stata fatta una ricerca in America su le persone che frequentano case di riposo. In America le case di riposo non sono per nostre, risembrano molto di più il film Cocoon. Non so se ve lo ricordate, dove questi ricchi vedono questo oggetto che con la piscina in questo caso, alcuni decimi di miliardi se fuori dalla terra. Bene, queste persone erano persone benestanti, ma questa inchiesta è stata fatta da queste persone, tra queste persone benestanti, in queste case di riposo, e si è scoperto che tutte le persone che frequentavano o si esercitavano costantemente con il palco avevano un'attività cognitiva decisamente superiore alle persone che questo non lo faceva. Che cosa significa? Che io ti ho detto ti procuro i maschi. Questo è l'invito a tutti i maschietti del Trent Caffè a frequentare i corsi di ballo, di musica, di canto, perché state attenti, anche nel corso di canto, nel laboratorio di canto della Lucia, Nino e io credo che siamo gli unici maschi presenti, e tutti gli altri sono donne.
sono femmine, le quali simulano un mondo. Probabilmente in Italia non ci divertiamo a sufficienza e non riusciamo a fare cose. Ecco, questo è lo spaccato dell'eternità. Come vi ho detto, se c'è una cosa che dobbiamo e ci dobbiamo veramente impegnare a pensare è come aiutare quel pezzo di città il prossimo anno che si trova isolato da noi. E forse dovremmo fare anche qualcosa con le istituzioni per chiedere che, quindi, che le persone anziane che si trovano isolate possano andare più facilmente da noi attraverso delle agevolazioni, che ne so, la gratuità a chi ha la testa del 30 a De Ferrari. Ci dovremmo inventare nuove cose per cercare di stimolare, e noi stessi dovremmo diventare artefici un nuovo stimolo di volontariato verso la condizione che abbiamo un po' abbandonato, anche quando c'era il ponte, non erano certamente il centro della nostra città. Ecco, questo è l'impegno. L'impegno quindi è di ritrovarci tutti quanti insieme dicendo si comincia lì e poi vedremo come va a finire. Un saluto e un abbraccio a tutti.